Vostra Altezza, credo che sia arrivato il momento di presentarvi i coraggiosi cavalieri! Il conte Enrico appartiene alle legioni cavalieri del re. Angelo si preoccupa delle terre fino ai confini piemontesi. È conosciuto per il suo coraggio e infinita fedeltà al suo re Angelo, il conte Enrico di Venezia. Don Pedro Boglio di Montequila! Anche lui appartiene alle legioni del re. Don Pedro proviene dalla Castiglia, lo spagnolo però vive alla corte del re. Anche se non è così stretto amico del re, darebbe la sua vita. Don Pedro Boglio di Montequila. È arrivato dalla lontana Inghilterra, stretto amico del principe Lucio e bravissimo nello scherma. Nell'uggiosa Inghilterra è conosciuto proprio per questo e non si vergogna di sperperare per quello che gli fa piacere. Sir Kent of Beaver. Il mercenario Jebak Ivanovich Lomonosov. Scenario Jebak Ivanovic vuole a tutti i costi vincere questo torneo. Senza una fissa dimora, il suo viso è rovinato dalle crudeli intemperie ucraine. È sopravvissuto a molte guerre al fianco del principe Lucio e ha salvato la sua vita. Lucio ha giurato la sua amicizia e gratitudine. Il mercenario Jebak Ivanovic Lomonosov. Il barone Fritz Pimpling von Ritterstein è l'unico figlio ed erede di Damian von Ritterstein, amico del re defunto. Già da bambino si allenava al combattimento e anche se ancora giovane è specialista dei tornei ed è molto sicuro di sé. Barone Fritz Pimpling von Ritterstein. Marchesa Chevrolet è stata educata alla corte dello zio von Ritterstein in Germania. A manovrare le armi ha imparato dal cugino Fritz. È amante del buon vino e per questo è orgogliosa delle sue tenute di Bordeaux nelle Pirenee dei Muli. Ultimo della lista proviene dalla lontana Persia. Il più grande combattente invitato da Lucio è Voronesh Shafi Ulafeli Algiers. Voronesh Shafi Ulafeli Algiers è il più apprezzato soldato della Persia. Questo leone dell'est è sicuro di sconfiggere i migliori guerrieri dell'Europa. Auguriamo tanta fortuna.